questa sera il presidente Claudio Santarelli e l'associazione Alta Terra di Lavoro sono venuti per ricordare il famoso incendio del 1799, a portare questa corona di fiori che metteremo nella nostra lapide. La storia di ieri, ma la storia di oggi siamo noi. E allora questo nostro cuore ha bisogno della grazia e della luce di Dio. Epigrafe che ricorda queste città, noi vogliamo insieme ricordarli e per loro, per i nostri cari, l'eterno riposo, una loro Signore. L'eterno riposo, una loro Signore. L'eterno riposo, una loro Signore. E dovete sapere che poi da qui andarono, sapete, a Casamare, lì volevano buttare via tutto e quattro frati vennero uccisi, ora sono canonizzati. È uscito il decreto, ecco, proprio circa un mese fa, in cui si parla di questa canonizzazione di questi quattro. Peccato che non ci sono tutti quelli che qui sono morti, bisognava pensarci prima e introdurli nel cammino di quei quattro, ma insomma questo significa che è importante la vita di fede testimoniata. Volevo solo ricordarvi una cosa: domani, domenica alle ore 16, abbiamo un'assemblea pastorale, la fede e la vita parrocchiale a prova di pandemia.